Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Siamo ancora qui sulla Lavagna Tattica, ma oggi parleremo di Torino. Infatti sembra che sia giunta a conclusione la telenovela riguardante l'esterno sinistro di centrocampo. Sembra infatti che sia stato raggiunto l'accordo trilaterale tra Torino, Genoa e Lazio per l'approdo del centrocampista algerino Mohamed Fares, appunto da Lazio in prestito al Torino, prestito con diritto di riscatto, anche se ora la cifra non è ben nota. Vedremo quindi come il giocatore potrebbe inserirsi nello scacchiere di Juric e vediamo anche qualche variante tattica che potrebbe essere molto interessante. Prima però di andare a questioni, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, soprattutto perché molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti. Attivate la campanella che giri notifiche per ricevere news dal canale, supportate il Mister Gameplay, date uno sguardo qui sotto al link in descrizione, che vi riporterà il mio secondo canale, DM Music, canale totalmente a stampo musicale. Ma veniamo a noi, partiamo dalla formazione che ho schierato, quindi classico 3-4-2-1 di Juric, con Vanja in porta, Gigi, Bremer e Buongiorno in difesa, Singo, Pobega, Lukic e Fares a centrocampo, Praet, Sanabria e Brekalo in attacco. Allora, partiamo da un presupposto. Fares ormai lo conosciamo tutti come giocatore, però ha delle varianti rispetto ad Ansaldi o Laina, nonostante questi ultimi due siano ambidestri, appunto, mentre fare sicuramente un mancino. Infatti, l'Algerino, nonostante sia un mancino naturale, gioca molto più stretto rispetto ad Ansaldi e ad Aina. E questo perché? Perché nel suo passato ha ricoperto anche il ruolo di esterno sinistro offensivo, quindi abituato a un altro tipo di gioco in fase di possesso palla nella tre quarti avversaria, e quindi ha dei movimenti un po' diversi, un po' più che tende ad accentrarsi, a cercare il pallone, a cercare la conclusione, e ha comunque, secondo me, un mancino sulla carta di una qualità superiore rispetto ad Aina e Ansaldi, quantomeno in fase di conclusione. Partiamo però quindi dalla base difensiva. Io in questo caso ho messo Buongiorno, con un Brekalo che agisce come trequartista sul centro-sinistra, che potrebbe sfruttare in questo caso, come abbiamo visto in molte lavagne tattiche, il suo movimento ad accentrarsi per tentare la conclusione, con un Praet che è il trequartista di equilibrio. In questo caso, con un movimento un pochino ad accentarsi di Brekalo, quasi andare ad agire come sottopunta, e un Praet appunto di equilibrio, Fares avrebbe totalmente la fascia libera per agire sia in fase offensiva che in fase difensiva, contando anche che, vedete, in difesa ho messo Buongiorno, al quale Juric sta dando molta fiducia, ma che comunque è fondamentalmente un centrale puro, quindi il suo ruolo di appoggio alla manovra offensiva, di impostazione, o comunque la sua propensione a far salire, anzi a far slittare la difesa a sinistra, di far salire l'ala, è un po' minore. Poi comunque vedremo meglio. Quindi in questo caso Fares dovrebbe fare più un lavoro a tutta fascia, diciamo, per coprire un po' entrambe le fasi, quindi coprire il buco lasciato da Brekalo che mi andrebbe a centrare, e comunque andare ad aiutare Buongiorno in fase difensiva, perché appunto il centrale classe 99 non si spinge molto in avanti. Tornando alla formazione iniziale, togliamo Buongiorno e mettiamo Rodriguez, ex terzino sinistro, adattato a braccetto di sinistra in difesa 3. Però in questo caso abbiamo visto più volte come si potrebbe un po' trasformare la difesa e addirittura il modulo, in quanto Rodriguez andrebbe più ad allargare e a supportare, a spingere in avanti l'esterno sinistro centrocampo, i centrali che si andrebbero un pochino a anzi andrebbero un po' a slittare verso sinistra, e un Singo appunto come centrocampista di fascia destra che andrebbe un po' a mitigare l'offensività di Rodriguez. In questo caso, con Rodriguez che mi sale molto di più rispetto a Buongiorno, Fares avrebbe molti più compiti offensivi che difensivi, perché appunto diciamo agendo a 3, ma comunque magari impostando a 4, portando avanti la palla a 4, ecco che un Rodriguez che mi andrebbe a salire svincolerebbe appunto Fares da quel ruolo di tutta fascia, quindi avrebbe più da concentrarsi appunto sulla fase offensiva, sempre sfruttando il movimento a rientrare di Brekalo. Quindi in questo caso potrebbe essere molto 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 più ficcante in fase offensiva e anche in fase di assist. È un giocatore che comunque cerca anche, diciamo, il fondocampo, ma soprattutto molte volte si va a centrare, quindi potrebbe essere anche chiamato al dialogo con Brekalo e addirittura con Sanabria, una punta comunque mobile. Molto importante questo di Fares, perché soprattutto le caratteristiche di Fares, perché giocando molto più stretto
si sa bene che nei moduli con la difesa 3 e con il centrocampo, che sia 4 che sia 5, può essere molto importante, molto pericoloso a livello offensivo, e il gioco quinto-quinto o in questo caso quarto-quarto, quindi d'esterno-esterno. Quindi un Singo, ipotizzando che magari si trova in questa zona di campo, quindi sulla tre quarti, difficilmente il numero 17 va a cercare il fondo, però magari ecco cross un po' di più da tre quarti, ecco che in fase di non possesso palla di Fares andrebbe a coprire questa parte qui del campo, o meglio questa parte qui dell'area di rigore, e potrebbe in questo modo verificarsi questo discorso del quarto quarto, quindi Singo che va a crossare in mezzo, Fares che taglia al centro e può tentare a conclusione. Comunque un giocatore di 180 cm, discrete doti fisiche, nonostante soprattutto in questa stagione non sia stato molto continuo, soprattutto a livello di infortuni. Infatti mi pare che abbia giocato soltanto 8 partite di stagione, quindi un problema, se non erro, l'adduttore, che l'ha tenuto un po' fuori dal campo per un bel po' di tempo. Quindi questo tipo di gioco ad accentrarsi potrebbe essere un qualcosa di molto interessante. Ora torniamo alla formazione originale e ci vediamo giusto tra qualche secondo, che faccio qualche modifichina e capirete il perché. In questo caso vedete questa configurazione offensiva con Brecalo, Sanabria e Piazza, quindi con un Praet che si fa sedere in panchina e con diciamo l'ingresso in campo del croato ex Juventus. In questo caso abbiamo un Brecalo appunto sulla fascia destra, che può agire appunto in questa posizione di campo, non come agirebbe sul centro-sinistra, in quanto non potrebbe sfruttare questo movimento a rientrare. Però molto interessante che Piazza nella sua carriera, seppur saltuariamente, ha ricoperto il ruolo di seconda punta. In questo caso quindi un Brecalo che andrebbe comunque a agire nella sua sezione di campo, un Sanabria che si andrebbe un po' ad accentrare, magari sfrutta la profondità, un Piazza che agirebbe più in questa zona, e il tutto favorirebbe questo movimento ad avanzare e a stringere un pochino di Fares. In questo caso addirittura potrebbe essere ancora più offensivo, perché Piazza non sarebbe il trequartista che si accentra, bensì andrebbe a girare la seconda punta. In questo caso molto importante è il ruolo di appoggio di uno tra Pobega o di Lukic, un po' diciamo alternativamente, perché dovrebbero andare a occupare questa parte di campo, quindi la parte di campo del trequartista che tecnicamente viene a mancare, con un Piazza che appunto occuperebbe l'area di rigore dialogando sullo stretto con Sanabria, e un Fares che in questo caso potrebbe fungere d'appoggio a Piazza, quindi magari accentrarsi un attimino, andare un po' più verso il fondo e magari cercare lo scarico per poi insomma magari passare in mezzo per Sanabria. In questo caso, ipotizzando, Fares passa Piazza, Fares mi va a tagliare verso il fondo campo ricevendo lo scarico di Fares, Sanabria che va a tagliare verso il centro ma sul primo palo, fare spassi in mezzo e Sanabria va a concludere. Potrebbe essere un'interessante opzione di gioco, però mai come in questo caso potrebbe essere utile il lavoro di Rodriguez, perché con un Rodriguez in campo che appunto farebbe salire Fares, il tutto potrebbe avere più senso. Con un Buongiorno un po' più bloccato, ecco che Fares avrebbe un po' più di più compiti difensivi, Lucci dovrebbe essere un più difensivo, Piazza dovrebbe magari tentare di allargarsi piuttosto che stringere. Quindi in questo modo sistemiamo un pochino tutto quanto, togliamo Rodriguez e mettiamo un buongiorno un po' più bloccato, Fares che occuperebbe questa posizione un po' intermedia, diciamo così, e un Piazza che mi va magari a cercare più questa zona di campo, con un Brecalo che agirebbe un pochino più centralmente, cercando magari appunto di dialogare con Piazza o con Sanabria, quindi formando una sorta di triangolo offensivo. Ricordate sempre che il calcio è un gioco di geometria, quindi i triangoli si troveranno spesso. Spero ovviamente che il video vi sia stato utile, soprattutto a capire un pochino come secondo me potrebbe contestualizzarsi l'ingresso dell'algerino nella formazione di Juric. Se vi è stato utile il video e vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, supportate il Mister Gameplay e tutto, guardate il mio secondo canale. Ci vediamo al prossimo video, vi mando un abbraccione, ciao ragazzi.